Non solo il macrolotto 0, il Bisenzio e l'asse urbano che corre lungo la declassata. La giunta Beffoni punta a riqualificare anche il Soccorso, quartiere densamente abitato e complesso, stretto tra viale Leonardo da Vinci e le mura storiche della città. Lo fa attraverso un progetto complesso che ha come principio base quello di portare funzioni pubbliche in quattro strutture degradate o abbandonate della zona, a parte dell'ex sede dell'MPS tra via Roma e via Siena, l'ex falegnameria Pugelli andata a fuoco nell'aprile del 2015, l'edificio di via Zarini accanto alla Protezione Civile e le ex case minime di via del Purgatorio. Portando, in base anche alla filosofia del piano, nuove funzioni pubbliche o comunque di servizi, quindi enti del terzo settore, per l'animazione sociale del quartiere, per aumentare la dotazione dei servizi e aumentare soprattutto la quantità di edilizia sociale, sia di case popolari che di social housing. Il tutto corredato dalla realizzazione del parco lineare lungo l'attuale strozzatura di viale Leonardo da Vinci, quando l'arteria stradale sarà raddoppiata e interrata attraverso un tunnel. Il progetto partecipa a un bando ministeriale per ottenere un finanziamento da 15 milioni di euro. È considerata particolarmente strategica l'ex falegnameria Pugelli perché si trova tra via Roma e viale Leonardo da Vinci. Espandendo quindi sostanzialmente il parco, futuro Parco del Soccorso, e costruendo quindi l'ingresso al Parco del Soccorso dal quartiere del Soccorso. Il progetto per cui è stato richiesto il finanziamento al Ministero ha un'appendice extra soccorso, si trova in particolare nel quartiere di San Paolo, altrettanto complesso e popoloso. Si chiede il finanziamento per realizzare il nuovo archivio comunale e il centro civico nell'edificio industriale tra via Rossini e via di San Paolo, che diventerà di proprietà comunale grazie a un intervento di perequazione urbanistica.